Si chiama Golar Tundra e viene dalla Norvegia, il primo dei due rigassificatori galleggianti previsti dal governo per ridurre la dipendenza dal gas russo. Lo ha acquistato Snam, mettendo sul piatto 350 milioni di dollari. Un'altra nave rigassificatore verrà comprata a fine mese. Costruita nel 2015, la Golar Tundra può operare sia come nave metaniera sia come rigassificatore galleggiante ed è in queste vesti che Snam avrebbe in animo di utilizzarla ormeggiata nel porto di Piombino. La partita sulla collocazione della nave impianto non è infatti ancora conclusa, nonostante la secca opposizione del comune. Il ministero aveva inserito Piombino tra le prime destinazioni candidate a ospitare il rigassificatore e il parere favorevole della regione ha avviato un percorso che il sindaco Francesco Ferrari vuole fortemente bloccare, convinto che lo stazionamento in porto di un colosso come la Golar Tundra vada a compromettere l'insediamento di altre attività più utili, secondo l'amministrazione, ad aiutare l'economia cittadina in un difficile rilancio. Rilancio che in ogni caso non potrà essere concreto senza un futuro dell'acciaieria. Martedì scorso i sindacati sono usciti delusi dall'ultimo tavolo al Mise e così il prossimo martedì andranno in regione a colloquio con il presidente Giani per chiedere di fare chiarezza sulla vertenza, a cominciare da un out-out o il cambio di proprietà o la messa in pratica del piano industriale del gruppo Jindal.